Buongiorno e buona domenica a tutti, cari amici, sempre dal vostro Nicola Lucia qui presente. Oggi parliamo di pallavolo locale con la nostra Adriatica Volley Trani, detta anche Lavinia Group Trani, che si aggiudica il terzo successo di fila, considerando anche l'ultima partita del 2019 di campionato. E queste prime due del 2020, dove ieri presso il tenso statico Palaferrante di Trani ha battuto con il punteggio di 3-7-2 l'Ade Academy. I parziali sono questi: 25-18, 25-22, 14-25, 22-25 e 15-1. Adriatica Volley Lavinia Group Trani al momento è al quarto posto con 17 punti, quindi queste tre vittorie di fila le hanno dato un po' uno slancio, fortunatamente. Bisognerà attendere ovviamente il risultato però della squadra che segue il Trani, ovvero la Dinamo Molfetta, quota 18 punti. Adesso, se non vado errato, la Adriatica Volley Trani dovrebbe recarsi per due volte di fila in trasferta, tra cui la prima di queste a Cerignola nel prossimo fine settimana. Comunque, un gruppo ben si vede già plasmato, che con un po' tutte le formazioni che prendono giovamento dalle vittorie, prendono coraggio e quindi speriamo, prima di tutto, che la nostra squadra di pallavolo femminile di Serie D possa salvarsi quanto prima e poi, chissà, si sa, mangiando mangiando viene l'appetito. In termini così scherzoso, nel senso che magari vincendo partita dopo partita, affidandoci diciamo alle nostre ragazze per il risultato, poi sa, magari anche qualche passo indietro di chi segue e di chi precede il Trani. Comunque, sempre viva lo sport, per questo caso viva la pallavolo, forza Adriatica, Volley Trani. Buona domenica a tutti e ci vediamo domani per il video dedicato alla Fortitudo Basket Trani, quindi pallacanestro, che sarà impegnata questa sera alle ore 18 presso il Pala Assi di Trani contro la scuola di basket Lecce. Di nuovo buona domenica a tutti, all together, ci vediamo domani, ciao!